Abbiamo una recensione di un volume nel nostro programma e siamo in collegamento con una food blogger e il libro è Cucinare in lavastoviglie. C'è con noi Lisa Casali. Benvenuta, ben godi Lisa. Grazie. Allora Lisa, food blogger, che cos'è sto cucinare in lavastoviglie? Che cosa significa? Beh, quindi a dispetto da quello che si possa pensare, in realtà è un libro serissimo, perché non è altro che la tecnica della cottura a bassa temperatura tradotta, diciamo, a livello domestico, e quindi come farla a casa propria con quello che è una strumentazione quindi non professionale, ovvero la lavastoviglie. Quindi usarla non solo per lavare, ma anche per cuocere, soprattutto usarla per cuocere mentre si lavano i piatti sporchi. Allora, Lisa, sono Susanna, buonasera. Io ho letto attentamente il libro ed effettivamente la cucina a lavastoviglie potrebbe essere un'alternativa anche per avvantaggiarsi con il cibo che si deve preparare per il giorno dopo, sì. No? Certo. Dicevo, ecco, però ci vogliono degli strumenti ben precisi, che sono basilari per questa cucina, che sono... Che sono sicuramente quindi strumenti che permettono di sigillare gli alimenti dall'acqua di lavaggio, e sono vasetti, quelli usati normalmente per le conserve, quindi classico vasetto anche riciclato, sì. Oppure eventualmente il sottovuoto per chi ce l'ha, quindi sacchetti sottovuoto adatti alla cottura. Ecco, no, tenevo a precisarlo perché insomma cucinare il lavastoviglie assieme ai piatti non è che si mette gli alimenti così, si devono mettere o nei barattoli, quelli a baionetta, dei barattoli classici da conserva, oppure munirsi della macchina per mettere nel sottovuoto, e si può cucinare come fanno, appunto, come avevi accennato, i ristoratori già da tempo riescono a fare con queste basse temperature. Ecco i vantaggi, perché tu sei una eco food blogger, no? Quindi molto rispetto, sì, per l'ambiente. Ecco, per quali sono i vantaggi di poter usare questa tecnica? Allora, io ho cominciato a usare questa tecnica per una ragione principale, che era il fatto di poter cuocere senza consumare acqua ed energia. Io cercavo una tecnica di questo tipo e ho pensato, siccome usavo la lavastoviglie quotidianamente per lavare i piatti, che se avessi potuto, mentre lavavo i piatti, sfruttare quel calore, che è un calore comunque che in ogni caso poi non viene disperso, se lo potevo usare anche per cucinare sarebbe stata, diciamo, sicuramente un'ottima idea. Quindi questo è sicuramente il primo beneficio. Quindi ecco, non farla la lavastoviglie esclusivamente per cuocere, ma usarla proprio mentre si lava dei piatti, sfruttando gli angoli vuoti della lavastoviglie. Certo, certo che sì. Anche perché io vi invito a leggere questo libro, perché effettivamente lì si impara anche ad usare al meglio la lavastoviglie. Devo dire che sei veramente stata una maestra su questo, no? Piatti più sporchi, meno sporchi, quindi usate questo, questo, quest'altro. E lì ci sono le ricette in base al ciclo di lavaggio che devo fare ai miei piatti, giusto? Assolutamente, perché ogni ciclo di lavaggio ha determinate temperature e durate. E determinati tipi di piatti, giustamente. Lisa, nel nostro programma l'ultima battuta che ti chiediamo è, sì, programma dedicato carnivori vegetariani. Tu qual è delle due le preferenze che hai? Io sono della tendenza di ridurre il più possibile il consumo di prodotti animali. Quando lo si fa devono essere eccellenti e bisogna darne veramente la massima resa possibile. Questa tecnica di cottura di cui parlavamo permette proprio quei prodotti animali di avere dei risultati veramente favolosi. Quindi la carne è poca, ma quando la si mangia deve essere di straordinaria qualità e cucinata veramente al meglio. Ringrazio allora la food blogger Lisa Casali con il, grazie, suo Cucinare in lavastoviglie. Grazie a voi. Gusto, sostenibilità e risparmio con un metodo rivoluzionario. Gribaudo Editore.